divertiamo e faccio prendere un po' di insulti anche a voi. Bene. Pasquale Obiraghi. Va Dai, bene, ragazzi, dai, ma chiudete tutto, ma chiudete tutto, dai. dai. Allora, tutti i duelli che io vi dico, sono duelli che mi Sì. arrivano o qui dalla chat o nelle storie di Passione Fiorentina, quindi a Aia. Mancador non porta pena. Battistuta o il tanque, Flavio? Vai, No. prossimo, propongo io. Ragazzi, io vado a City Ground, vi abbraccio e vi saluto tutti. Ciao. È Bravo, facile. bravo, bravo, bravo. Facile Caselli. Sì. Eh sì. Vero. Chiamato fuori, numero Matti, L'esperienza. intanto visto che il cellulare ti si No, sta. io dico ora, a parte le battute, per le emozioni, Pasquale, perché è un calciatore che è legato al momento, uno dei momenti più belli della Fiorentina negli ultimi anni, sto parlando chiaramente, insomma, quando il cross dalla parte sua era praticamente una sentenza. E tra l'altro un momento in cui è stato godurioso per i tifosi viola è stato nella semifinale di Coppa Italia, che poi ha portato la Fiorentina all'ultimo atto contro il Napoli, perché quando la Fiorentina andò sotto 2-1, se non erro, in trasferta a Udine, poi la ribaltò con i gol di Pasquale, bellissimo, e con quello di Cuadrado al Franchi. Quindi legato a Prandelli, Pasquale, insomma, de devo dire tra i due Pasquale, senza nulla togliere a Biraghi, ma a livello di emozioni Pasquale ha dato qualcosa in più. Andrea, tra Sì, Pasquale e Biraghi. Pasquale. Rimarrà un po' quella macchia del rigore quando giocava nell'Empoli, Sì, è vero. però lui lo fece principalmente, uno perché giocava giustamente per l'altra squadra e quindi doveva portare a fondo questo compito, e poi perché in panchina c'era Paolo Sosa nella Fiorentina e c'era stato un po' di problematiche legate alla fascia di capitano tolta senza comunicazioni, quindi non era un gesto verso i tifosi viola, ma adesso chi era in panchina da quell'altra parte. Quindi comunque sia, dico Pasquale, sicuramente sì. Amen. Pasquale, assolutamente, si è conquistato il campo, io me lo ricordo, partendo dalla panchina, partita dopo partita, servendo assist, giocando per la squadra, legandosi all'ambiente, capendo il sentimento e sono super convinto. E anch'io ho dei ricordi bellissimi, poi parlando di emozioni, oltre che le prestazioni, legate soprattutto all'ultima partita in cui ho visto un capitano commosso, sinceramente commosso, lacrime sincere nel salutare la città. Fantastico, Pasquale, tutta la vita. Gabri, devo dire Pasquale, per onestà intellettuale, seppur Andrea ricordava quell'episodio con Empoli, a me fece veramente imbufalire, sono onesto. Pasquale non mi è mai piaciuto, però Biraghi forse in questo momento ancora meno. Biraghi ha dimostrato meno in questo momento rispetto a Pasquale. Pasquale ha fatto la Champions con la Fiorentina, ha fatto l'Europa League, ha fatto stagioni importantissime, non si può non dire Pasquale. Poi è chiaro che se Biraghi da capitano alza al cielo una coppa, ne riparliamo tra qualche mese magari. Alessandro, anzi, ti do il benvenuto in questo giochino che anche per te è la prima volta. Sappi che è facile che puoi prendere delle infamate, ma è No, così. no, dai, A stai a Berlino, me, siamo a Berlino, guarda, Ale. in diretta mi è arrivata un'infamata di ieri delle pagelle così, tra capo e collo. Guarda il curling che forse è più la tua No, portata. no, non Perché ci capisci nulla nemmeno lì, Flavio. ho Nemmeno dato una 5 e mezzo a parola. Jovic. Guarda, ti saluto, Dan. Ma Vai. guarda, qua mi becchi abbastanza infervorato. Io personalmente ci sono pochi giocatori della Fiorentina attualmente che non tollero come Biraghi. Cioè, io Biraghi veramente non lo posso vedere. Perfetto, Mi è salutiamo il capitano. rimasto, salutiamo il capitano, mi è rimasto molto sui denti le sue esternazioni anche nei confronti della tifoseria di qualche anno fa. Il suo essere proprio, è la persona umana che mi dà fastidio, oltre che il giocatore. E infatti, guarda, l'evenienza auspicata di cui faceva riferimento Gabriele, ossia Biraghi che eventualmente alza una coppa, mi fa un pochino, guarda, mi dà quasi fastidio che debba essere proprio Biraghi alzare quella coppa. Poi spero la si vincano, spero che se ne vincano 1.000 e guarda, spero che Biraghi ne alzi 100 di coppe con la Fiorentina. Però, insomma, è proprio un bel soggettino.
sono piuttosto negativo, scusate. Allora, io tra i due, per personalità, Biraghi sta dimostrando tanta personalità, poi può essere simpatico, può essere meno simpatico, però rispetto a Pasquale, secondo me ha più personalità, sa difendere meglio Pasquale, molto più ordinato in fase difensiva Pasquale. In fase offensiva, onestamente, Pasquale aveva un piede, mi ricordo il primo anno di il suo primo anno a Firenze, quanti gol ha fatto fare a Toni col suo cross dalla tre. Mi ricordo il coro, non è un brasiliano, però che cross che fa male Pasquale. No. L'era curato Melino su Reginaldo. È vero, è vero. Però Biraghi, secondo me, ha degli aspetti che rispetto a Pasquale, secondo me rispetto a Pasquale ha più personalità e in fase offensiva non è così inferiore a Pasquale, secondo me, perché lui quando attacca Biraghi non è banale. E sull'alzare la coppa, secondo me, non sposta il giudizio nostro su Biraghi, almeno mio. Cioè, alzare una coppa sarebbe meraviglioso, ma magari ce lo auguriamo tutti, però non è che se Biraghi alza una coppa diventa più forte di quello che è, come Adani che ha alzato una coppa con la Fiorentina lo ha fatto diventare più forte di quello che è. Non da capitano. Capitano era Rui Costa, quel giorno, quella sera lì. Sì, però dico, il vincere non diventa più forte. Vincere è una vita che diventa più forte. Certo, certo. Però ti fa incidere di più nella storia. Gonzalo Rodriguez non ha vinto nulla. Io penso che Gonzalo sia stato, correggetemi se sbaglio, soprattutto Matteo e Andrea, il centrale più forte degli ultimi 20 anni da Firenze, sì, abbiamo visto. Ma anche 30. Sì. Sì, sì. Sì. Fantastico. Ecco. La campana. Anche la chiesa. È tempo di andare. Sì, sì.